lo storico livornese Andrea Romano, lo scrittore pratese Edoardo Nesi, l'economista senese Alfredo Monaci. Ecco i primi tre candidati della lista toscana per la Camera di Scelta Civica con Monti per l'Italia, presentata a Firenze. Per il Senato il capolista in Toscana è Pietro Ichino, seguito da Stefania Giannini, rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, e dalla fiorentina Francesca Bardelli. Secondo Romano, il voto per la lista di Monti è l'unico in grado di riportare alle urne i cittadini che da anni non votano più, toscani compresi. Sono troppi anni che la sinistra non ha una sfida vera sui temi dell'innovazione, del civismo e del recupero di energie vitali che ci sono in tutta la società toscana. Pensiamo al tema della burocrazia, pensiamo al tema degli spazi che devono essere resi molto più capaci per chi fa impresa, per chi produce lavoro e valore. Questi sono i temi nostri, sono temi di innovazione sui quali sfidiamo la sinistra e sui quali vediamo che la destra non ha saputo minimamente realizzare le promesse che aveva fatto molti anni fa. Crescita economica, riduzione della pressione fiscale, allargamento degli spazi per creatività, talento e giovani sono fra i punti prioritari del programma. È la prima volta che un progetto politico mette al centro dell'agenda anche questi temi, quindi spero che sia un'altra occasione per ricongiungere la politica e la cultura. Io mi occupo di cultura e penso che dovremo fare qualcosa per quanto riguarda la cultura. Sembra di vivere in un paese che non sia l'Italia a sentir parlare i nostri politici.